Buon pomeriggio, mi chiamo Carlo Molinaro, sono nato a Vercelli il 1 agosto del 1953, risiedo in via Pinelli a Torino, il civico numero 34, quarto piano, numero di unità immobiliare mi pare 10. Lo dico perché nel caso che leggere poesie da qui fosse un reato, non vorrei creare delle difficoltà nel trovarmi. I ricordi dei vecchi. Dove vanno i ricordi dei vecchi quando svaniscono? Mi chiedi malinconica nella cucina mentre si fa sera. Non so rispondere. I poeti a volte dovrebbero lasciar perdere, perché il mestiere non toglie verità alla disperata semplicità delle cose. Penso di meno a Eva, anche lei forse ormai mi svanisce. Sembrerebbe un bene dopo 7 anni di inutile stalking, ma un bene non è. Sul tappeto ti abbraccio le gambe, vorrei trattenerle le tue gambe, vorrei che non sbiancassero nell'assurda vecchiaia che ci assedia. Invece né corpi, né ricordi, né amori possiamo trattenere, svaniscono. E se fossi un crudele realista direi che non vanno da nessuna parte, ma non lo dico. Lasciamoci sognare ancora un poco. Hai preparato un'insalata buona con le olive piccanti. Io ti ho portato la cioccolata amara della Lidl con il cacao al 70%. Volendo, si può dire che ci manca qualcosa, ma dirlo a cosa serve? Prendiamo sonno per qualche minuto qui sul tappeto. Concediamo il nostro inutile, confuso consenso a tutto quanto. Buonasera a tutti, sono Davide Galipò, volevo informare la questura che nel caso in cui fosse un reato dire poesie da questo balcone, io sono residente a Bologna, quindi... Vorrei cominciare questo breve intervento con un vecchio domandone. Che cos'è la poesia? La poesia non è asservita, la poesia non è assertiva, la poesia non è matematica, non è logica o misura. La poesia è un incidente, ciò che accade al dato incontro. Sei tu, è lei, è lui. In questo momento. La poesia è un'opinione, è proprio per questo pericolosa e conseguenziale. Un elenco. Un filo d'erba che forza una fessura tra un muro di mattoni e una piastrella. Un'imposta socchiusa su una lampadina gialla. L'impression sur les levants di Monet, il capolinea del tram 3. L'acqua che rimbalza in ruscelli sulla pila di piatti nel lavello. L'odore di foglie tranciate sui binari. Un video porno di Angelica Bella. Il seme del piangere di Giorgio Caproni, una scatola di quaderni vecchi, una foto di Valentina Fontanella, 3 birobic non ancora perse in giro, la conchiglia con Venere del Botticelli, lo sbattere al vento di un lenzuolo steso e il suo profumo quando lo ritiro, le gambe accavallate di una piccola ragazza sul regionale veloce a Santià, la percezione di una libertà, gli occhiali appena puliti con lo svelto, il tuo sfilarti da una maglia azzurra, una lettera in buca giù nell'atrio, Remedios la bella in Garcia Marquez, l'ammorbidirsi della luce a sera, Eva in voli da Croyoga al Valentino, tu che studi la distanza delle nubi, svegliarti piano alle 8 del mattino, le albicocche nella zuppiera blu, la canzone delle colombe di Puccini, un burlesque di Cerri e Carmilla, l'odore di catrame in via Pinelli, il disegno dello spinotto USB,
gli uomini volanti di Magritte, i tuoi ricci ribelli, i silos alla stazione di Vercelli, il Fainetaimo e il Kenosisos di Saffo, il sorriso incrociato in Corso Francia, e milioni, e ancora milioni di bellezze commoventi, preziose, che guardate o non guardate, vissute o non vissute, si sciolgono nel tempo. Poi ovviamente dove non arriva la poesia giunge l'informazione, l'avviso di garanzia, l'economia. E, in un certo senso è questo il motivo per cui è molto importante che posti del genere come questo balcone, questo balconcino di Maxime e Daria continuino a esistere, perché qui fondamentalmente qualcuno pensa che stiamo facendo dell'arte, stiamo gozzovigliando. Fondamentalmente noi qui stiamo facendo politica in senso stretto, ed è solamente la politica che può cambiare le cose, non l'arte. E l'arte può solamente innescare il meccanismo in un certo senso. A questo proposito, non so se avete saputo che, come la favola di Biancaneve e i sette nani, tra un po' di tempo qui a Torino ci sarà la favola dei sette giganti, no? Verranno questi sette grandiosi titani a distruggere la città. Ecco, sicuramente non sono io a dovervi ricordare che 28, 29 e 30 di settembre c'è un corteo molto importante per dire ad alta voce che con questo stato di cose noi non siamo d'accordo. Leggerò dal Vangelo secondo Ichea. Non so se conoscete questo nuovo evangelista, Ichea. Lo trovate agevolmente, anche se non l'avete voluto, in tutti i vostri in tutte le vostre buche delle lettere. Rivelazione. Un fiore nero nasce dalla bocca di un cadavere, squisito requisito di conflitti antichi e cenere, a labbra ricucite e terra nei polmoni, inermi i nostri termini di fronte questa morte. Ma nuove voci e luci hanno spiccato il volo. Adesso tocca a voi, il vento sembra urlare, e il madido pensiero insorge inarrestabile, puntando dalle nuvole a vette ancor più ripide. Rischiara la città il tuono dell'oscuro. Aboliamo il pubblico, aboliamo l'arte. Già sento il flusso dirompente di nuove forme e galassie sconosciute venire a nuova luce, rapite dal suono dell'araldico richiamo che come ritmo avanza sempre più vicino. Lingue serpeggianti in cerca del lago tracciano la trama del riluttante velo, ma giovani ardori taglieranno il filo e i corpi discinti si uniranno in seno. Crollando i palazzi e alzandosi le folle, si formeranno cumuli di teste per aria, non più palloni aerostatici gonfi di ovvio, ma carichi macigni pronti a ribaltarsi. L'accadimento balzerà alle cronache come picco più alto di un attacco epilettico, baluginante, incontrollabile esplosione dovuta, diranno, a commozione generale. Ma ciò che avrete appreso potrete raccontarlo in attesa della prossima gelante rivelazione. Alzate lo sguardo, dunque, si aprano le porte, si aprano le danze.